questo caso l'attività ha riguardato soggetti che gestivano questo traffico di sostanze stupefacenti di tipo pesante, perché parliamo di cocaina, la maggior parte degli scambi di droga erano per cocaina, quindi con anche ingenti somme di denaro che circolavano di volta in volta. Questo è un po' il dato significativo. Va letto questo intervento con gli altri che stiamo portando avanti. La zona è una zona assolutamente collegata, i canali di approvvigionamento sono grosso modo gli stessi e i soggetti che operano sono in qualche modo inquadrati, strutturati in questo contesto, per cui più colpi riusciamo a dare in questa direzione e più togliamo, diciamo, non solo manovalanza, ma togliamo anche menti pensanti per quella che è l'attività di spaccio sul territorio. Purtroppo le donne ormai sono diventate un dato assolutamente costante, vuoi per la carcerazione o comunque gli arresti domiciliari, insomma altre forme di provvedimenti che impediscono agli uomini di agire liberamente sul territorio, e soprattutto perché spesso sono quelle che non sono controllate o sono poco controllate, non sono note alle forze dell'ordine, quindi riescono a sfuggire spesso a molti controlli. Francesco Pirillo per la CNews 24.